Abbiamo con noi Usamaru Furuya. Furuya Usamaru-san desu. Buongiorno. Autore che, giapponese che molti di voi conosceranno bene per Hikari Club. E molti altri manga. È qua per mostrarvi le sue tecniche di disegno, per parlare con noi soprattutto di come lavora lui sulla carta e come funziona per lui la produzione di manga. In un certo senso Furuya è autore singolare nel panorama giapponese, perché nasce da una formazione accademica piuttosto solida e impostata sulla pittura e sulla scultura. È anche per questo che credo sia interessante scoprire dalle sue parole. Come un autore, come un artista, che pittore, scultore, si approccia da giovane al mondo del manga. そしてあの現代美術を専攻していました。Quindi io sono in Giappone il sistema è un po' diverso, invece d'accademia noi abbiamo università di belle arti e lui ha frequentato una di queste università e quindi faceva facoltà di pittura all'olio. で、あの、まあ、タマビを卒業して、あの 就職としてあの美術の講師になったんです。 Quindi dopo che mi sono laureato, come lavoro ho trovato docente di belle arti a scuola superiore, perché in Giappone scuola superiore media c'è una materia di belle arti, quindi disegno. 高校のあの先生として12年間働きました。 Quindi così ho trascorso per 12 anni. そこで、まあ、22から勤め出して24の時に漫画を描き出したんですけども。先生をされながら。はい。Quindi ho cominciato a lavorare come docente, avevo 22 anni. Dopo 2 anni ho cominciato a essere anche mangaka, sarebbe professionista fumettista. あの、まあ、自分のその、美術の先生をやりながらファインアートをやっていて、その活動に、どうしてもなんか自分で納得がいかなかったんですね。Quindi comunque facendo docente io continuavo a fare, cioè, fare pittura, però non mi ero contento, quindi mi volevo avere qualche cosa in più. っていうのは、どうしても 自分がその時やっていたファインアートというのが、日本でいうモノ派というモノ派モノ派モノ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 モ
示してやるのが作家の役割だっていうようなそんなような考えのもとでアートをしていました。Quindi epoca in Giappone nel belle arti, quindi specialmente pittura, era una era molto diffuso, diciamo diffuso, è una scuola, scuola si può definire, si può tradurre una scuola
si può dire fisica, oggetto, materiale. Quindi per loro chi segue questa scuola, comunque prima di tutto c'è qualche oggetto, quello che si può toccare, quindi intorno a questo oggetto do la vita e tramite questo oggetto quindi esprimo quello che penso, il mondo. E そのような活動をしている中で、自分の中で、何かこうもともと絵を描いたり漫画を描いたりするのが好きだった少年時代の、思いがなんかこう溜まってきてちょっと欲求不満になってきました。Quindi mentre quindi stavo svolgendo come pittore, piano piano mi è ritornata la voglia di disegnare o manga o disegni più semplice, più vicino a me, che avevo fatto spesso volentieri quando ero bambino. E その中でこう日本の漫画というのはすごく自由にみんなが表現していて、自分がやっているちょっとその当時の閉鎖的な日本の美術の雰囲気とは全く違っていて、自由で楽しそうに見えました。Quindi perché confronta quelle belle arti che facevo, quindi come avevo detto una scuola che dà importanza a oggetto, qualche cosa fisica, ma mentre il mondo di manga mi sembrava molto libero, molto allegro, divertente, quindi io adoravo quel mondo. De, ある日突然紙とペンを買ってきて漫画を描き始めた。Quindi un giorno improvvisamente sono andato a comprare il foglio e matita e ho cominciato a disegnare manga. それは本当にもうなんていうか、雷そう衝撃のような雷に打たれたようなそんなような感じで急に描き始めたんです。Quindi proprio veramente molto improvviso, come se fosse caduto雷って何て言うんだっけ、tuoni、lampi、fulmine、eccolo、grazie、perché noi abbiamo traduttrice di Furuya Sensei lì、quindi lei、sì, sì, sì. Forse è stato meglio lei qua, va bene. E quindi veramente è stata una cosa molto improvviso, non aspettavo neanche io.その日から、ずっと漫画を描き続けています。Quindi da quel giorno in poi ho continuato sempre disegnato manga. Già, あの次の質問に行きます。Una cosa che si nota nella produzione complessiva del Sensei Furuya è che attinge spesso dal mondo più alto della cultura. Quando cita ampiamente Picasso in Gengaku Picasso,oppure quando adatta un romanzo di Osamu Dazai nello squalificato, portando quindi aspetti della cultura più alta nel mondo pop del manga. E quindi mi domando se con quale proposito lui si approccia al mondo del fumetto,quale background cerca di introdurre? ではそのそれをまあベースにしてですけども、どのような姿勢で漫画を描いてらっしゃるんでしょうか。ちょっと漠然としてます。どのような姿勢で？だから姿勢っていうかな、他の漫画家さんと違うのはそのダヴィンチを描いたり、あるいはなんか前のインタビューでもピカソだとかそういう他の漫画家は絶対引用しないような名前がその影響されたとかいうことで出てくるんですけども。それをベースにの質問なんですね。どのような姿勢で漫画を描いているか。はいはい、ですね。ちょっと僕がちょっと他の漫画家の人と違うという意識は特に持っていない、いません。Comunque personalmente io non penso che io sia molto diverso da altri fumettisti。僕よりもはるかに教養も知識もあるような漫画家がたくさん日本にはいます。Perché comunque so che ci sono molti mangaka che è molto più intelligente di me, molte già ha conoscenza su vari campi. で、僕はその、
自分が、自分の、書きたいと思う内容を、なんていうのかな、まあ一言で言うインスピレーションを大事にしています。Comunque qua, quando comincio a fare una storia o un disegno, mi faccio molto importante ispirazione. まあ漫画を描くというのは、まあとてもいろんな、能力を必要とすることです。Comunque io ritengo che disegnare manga ci vogliono tanti tipi di tecniche. その中で一番大事なのはバランスだと思っています。Secondo me quello più importante è avere bilancia, senso di bilancia. 例えば、もちろんデッサンのバランスはもちろんですが、naturalmente è molto importante mio disegno, ma anche da parte di schizzo già essere bilanciato. ストーリーの中における、まあ例えば、メッセージ性と、あとは面白さのバランス。Poi anche nella storia, nel racconto è importante avere bilancia, quindi armonia tra messaggio di me e anche divertimento, senso di divertimento nella storia. あんまりメッセージ性が強くても説教臭い話になってしまいます。Quindi se vince troppo il mio messaggio, la storia verrà, come dire, un po' come predica, che fanno prete durante la messa. Non vuole che sia una predica, diciamo. Sì, questo. E quindi mi viene da pensare come si approccia il sensei a una nuova storia, da dove nasce l'ispirazione, dove la cerca? じゃあ次の質問ですけども、では新しい作品取り掛かろうとするときに、その物語はどのように生まれてくるんでしょうか、どんなインスピレ、どこからインスピレーションを持ってくるんでしょうか。いろんな場合があるんですけども、 naturalmente ci sono tanti modi。例えば今連載中のこの定一の国という物語。Quindi, per esempio, questo mio ultimo lavoro。これは ある学校内での、生徒会長になるための派閥の、派閥同士のなんか結構醜い戦いを描いた物語です。Quindi, questo è basato a la vita scolastica。credo che molti sanno, in Giappone ci sono come posso dire? Ci sono sistema scolastica, nel sistema scolastica ci sono molti danno molto indipendenza agli studenti, che possono creare quindi una non scegliere materia, quindi materia scelgono ministero, ma fuori dalla lezione ci sono tanti club, quindi loro possono gestire questa non so se assemblea scolastica, appunto, quindi questa è forse parola più giusta. Ci sono naturalmente rappresentanti di questa associazione, è l'associazione studentesca, che c'è quindi capo, diciamo che capo un po' come sindaco di un comune, poi diciamo che quindi lui ha un certo potere. Questa storia quindi racconta un po' come mondo di politico, tra gli studenti nascono alcuni gruppi diversi, quindi ogni gruppo voglia avere sindaco, tra virgolette sindaco di questa associazione scolastica, e quindi tra di questi gruppi nascono tanti conflitti, e quindi diciamo che sto raccontando questo una parte negativa di essere umano.
C'è effettivamente. Ah, mi scusi se voleva continuare. Sì, ancora non ha. Quello è. 生徒会の中で日本の政治さながらの、そういう派閥闘争劇みたいなものを持ち込んだら、学園の中に持ち込んだらどうなるかなという発想から。それがポンと降りてきました。Quindi diciamo che questa idea mi è proprio piovuto dal cielo, che posso dire, questa idea se un sistema politico, quindi la parte negativa di politici, del mondo di politico, che comunque questo penso che è uguale a tutto il mondo, se mettessi nel mondo scolastico che cosa potrebbe succedere? E questa idea, cioè non è che ho sforzato a far nascere, ma mi è caduto così, mi è venuto così. Allora, per esempio qua io ho portato, si intitola Vorrei essere ucciso da una scolastica, letteralmente traducendo. Allora, questo caso, prima di tutto, mi è venuto in mente, stranamente, improvvisamente, questo titolo. E questo titolo, la storia si rafforza e si quindi mi è venuto questo titolo, da titolo ho fatto crescere una storia, e così ho deciso di una storia di un docente, un professore di scuola superiore che ha voglia di essere ucciso da una scolastica. Quindi, per esempio, questa è la sua illusione, la sua immaginazione. Quindi così, questo vi ho dato due esempi reali che mi è venuto, quindi ogni storia è diversa da dove nasce e come nasce. Quindi allora, per esempio, mi è venuto in mente a spiegarvi quando ho fatto una storia, non so se titolo italiano, Genkaku Picasso. Ah, non... Valentina, sai come si chiama, come si intitola? Ecco sì. Ok. Hai, sì, ma. Quindi, quell'epoca non mi sentivo tanto bene, quindi io mi davo una cura strana. Adesso sentiamo come è strana questa cura, questa terapia. Quindi per esempio, non per esempio, quindi mi hanno chiesto questa terapista e mettere mano una pasticca di vitamine, tengo così, mano destra, mentre mano sinistra alzo su e devo muovere in questo modo. Sono te no goki niotte boku ga vitamin o sessu shizurai karada ka douka ga wakarimasu. Quindi così, secondo terapista, si capisce che mio corpo, se riesco a assumere meglio vitamine oppure no. De boku ga sono nansai no toki no trauma niotte sono vitamin o sessu dekinakunatta ka toka o Quindi questa terapia, quindi per capire a che età, quale tipo di trauma sono diventato, quindi il mio fisico a avere difficile assumere vitamine. Quindi comunque talmente strano, talmente cioè, inquietante, quindi sono andata soltanto poche sedute. でもその過去に遡ってトラウマを治癒してあげるという
Quindi comunque la storia di questa Picasso che parla di fare terapia, fa cura, che una persona che ha illusione strana. E questo, questa idea è nata da, grazie a questa terapia molto strana. Un altro elemento che, a cui accennava Furuya è che ci sono effettivamente molti elementi grotteschi nelle sue storie e spesso violenti, e quindi che sono spesso inseriti proprio nella realtà quotidiana, nascosti oppure palesi, però sempre in situazioni molto, cioè molto spesso reali. E quindi mi viene da domandare se l'uso della violenza esplicita sia per lui una sorta di critica alla società oppure una constatazione piuttosto rassegnata e narrativa. その先生が作品の中でバイオレンスを使うということは、それは今の現代社会に対する批判みたいなものがあるんでしょうか、それとも単に物語の要素として使ってらっしゃるんでしょうか。Quindi per esempio nella storia di Hikari Club ho messo tanti elementi, tante scene molto crudele, molto violente. Quindi nel mentre comunque il tema di Hikari Club è molto semplice, è quello di non uccidere. 人を殺してはいけないということを人を殺すことによって表現しているんです。 Quindi così ho deciso di esprimere che non si può, non deve uccidere un'altra persona, quindi esprimendo uccisione delle persone. つまりその残酷描写を描きたいというよりも残酷描写を通して Quindi non è che io, a me piace, voglia di disegnare le scene violente, ma tramite scene violente io vorrei dare questo messaggio di quanto è brutto la violenza. Quindi secondo me è questo, con questa storia di Hikari Club, e io sto dando il mio messaggio, è molto molto semplice. Sono 彼女を守る51の方法という地震の漫画 を描いた時は やっぱりたくさんの遺体とかを描きましたが、それは地震の怖さ それに対する備え、 Poi un'altra storia di quello che subiscono terremoto, anche questo, nella questa storia ho disegnato tantissimi cadaveri morti per terremoto, e questo naturalmente non è che volevo disegnare tanti cadaveri, ma siccome come sapete il Giappone è un paese molto sismico, questo è un altro discorso, aggiungo io. Recentemente ho saputo da sondaggio di chi studia queste cose, come di statistica, sismico. Allora, 70% di terremoto che succede in tutto il mondo succede in Giappone, 70%, quindi noi siamo molto paese talmente sismico, quindi vivendo in Giappone come giapponese, quindi con questa storia, con questa scena orribile, per dare a gente di stare pronto da qualsiasi cosa. Tada, so iu zankoku na mono ga suki ka kirai ka toi eba quindi comunque se qualcuno mi domandasse a te, allora, ma ti piace la scena violenta, io non dico di no. E intanto abbiamo visto che le prime matite del disegno cominciano a essere
quasi del tutto inchiostrate nei contorni. E quindi domando come lavora solitamente lui sulla tavola quando realizza effettivamente i manga. テクニックを使われるんですか?ま、道具のことですけど。あ、テクニックですか?ま、最初、インタントローラー。はい、あ、 degli storyboard così. 多くの漫画家が描くように、日本の漫画が描くように。 Quindi delle pagine preparatorie. こういうストーリーボード、ネーム。quindi molti sanno ormai, grazie a Bakuman, conosce parola name. Chi conosce name? Ok. バクマンのおかげでネームっていう言葉を見たらそれでストーリーボードでネームを書いてこれを編集者の人に見せて quindi dopo che ho finito questo storyboard faccio vedere al mio editor まあいくつかの修正点があったら直します quindi se editor mi chiede qualche modifiche lo faccio でそれをこう あとは作画に原稿用紙に普通に枠線を引き下書きをしペン入れをしていきます quindi dopodiché questo quello che ha portato これ 普通に使ってらっしゃる原稿用紙ですか? quindi questo quello che ho portato quello che uso normalmente è un prestampato tutte gabbia eccetera e poi se posso aggiungere qualche cosa tra di voi ci sono chi disegna fumetto Nessuno, solo siete tutti quanti tutti lettori. Lettori? Tutti lettori. Bene. Bene, intanto posso dire che adesso se avete notato questo storyboard, storyboard viene progettato sempre a doppia pagina, perché questo comunque manga, scopo è viene stampato, viene rilegato a essere libro, quindi il libro si sfoglia, si è sempre a doppia pagina. Quindi come regia del mangaka deve avere questa regia di lettura di pagina destra a sinistra, quindi magari l'ultima vignetta della pagina sinistra in modo che provoca curiosità di lettori far sì che far sfogliare. Deve rendere subito l'idea anche quando lo mostra al suo editor, quindi. Esatto. Quindi e poi dopo faccio inchiostrazione con pennino, di solito io uso marpen, quella un pennino che mi それ以外にこの筆ペンを使って髪の毛などや黒いところを描いてたりします Quindi dopodiché questo pennello si chiama fudepen quindi faccio inchiostrazione maggiormente i capelli. Quindi marpen stavo dicendo, quindi riesce a fare linea molto sottile con marpen. E 95年ぐらいからパソコンを導入し、その他のスクリーントン貼りやベタ塗りの細かいベタ塗りなんかはパソコンでやっています。 Quindi dal 95 in poi utilizzo anche metalavoro con digitalmente, quindi parte dei lettini e oppure parte nero, massa, cioè per esempio tutti i capelli. Le campiture nere. E allora faccio con computer digitalmente. Tada, 基本的には手書きの作業が多いです. Comunque maggiormente faccio analogicamente. 一時期フルデジタルに挑戦し下書きからペン入れまで全部デジタルこのデジタルでやったことがあります un periodo ho lavorato interamente digitale quindi come vedete qua c'è questo tablet grande quindi non ho utilizzato più nemmeno matita quindi tutto quanto interamente ho fatto digitalmente ただそれが僕の体に合ってなかったみたいで自律神経をおかしくなり夜眠れなくなりました quindi ma si vede che questo lavoro di digitale non sta bene con mio fisico Valentina 自律神経わかる? Si sente suo agio intende allora perché
Sì, no, perché volevo dire questo nervi, perché non mi viene in mente questa parola in italiano. Noi abbiamo due tipi di ormone, quello che viene giorno, quello che viene quando dorme. Quando questa bilancia quando non è in equilibrio, nascono tanti malessere in corpo, quindi mi sono ammalato di questo qua, quindi non riuscivo più a dormire. Quindi mi sono rassegnata al lavoro digitale, non fa per me. E così sono tornata come prima al lavoro analogico. Un altro paio di curiosità sul processo di lavoro suo è se lavora molto in solitudine, se ha molte se ha assistenti, come 作業を進めるにあたって先生は一人で書いてらっしゃるんでしょうか、それとも何人かアシスタントがいらっしゃるんでしょうか。アシスタントが2人から3人います。 Assistenti dipende da lavori, da due o tre. 毎週月曜 毎週月火水とアシスタントと一緒に仕事してます。 Quindi con assistenti io lavoro lunedì, martedì, mercoledì. アシスタントの仕事は主に背景を描く仕事です。 Quindi il lavoro di assistente è quello di disegnare sfondo, ambientazione. あとは僕がパソコンでベタを塗ったり あとは指定した場所にスクリーントーンを貼ったりします。 Quindi oltre questo io indico dove deve essere applicato i retini oppure tutte masse di nero. Quindi questi sono lavori di assistenti. アシスタントもなかなかいいアシスタントは引っ張りだこのようです。 アシスタントだけで食べてる方もいらっしゃいますよね。 Quindi comunque adesso è molto difficile trovare assistenti con le qualità alta. Comunque so che adesso mi ha confermato e in Giappone esistono assistenti professionisti, quindi possono vivere soltanto facendo assistenti. Quindi assistenti a livello alto hanno molti lavori. Quindi molte mangaka professioniste vogliono avere assistenti per loro. Prima di lasciare lo spazio alle vostre domande, mi permetto una domanda, una curiosità mia. Siccome Furuya ha esordito su una rivista indipendente storica che è Garo Magazine, quindi sul finire della storia della rivista, e quindi mi sembrava interessante se ci può parlare dell'influenza che ha avuto nel manga negli ultimi anni e cosa ha voluto dire anche per lui lavorare su un pezzo di storia del manga come quello. Quindi esperienza che ha lavorato con manga ]好きの方たちっていうのは... E si trattava di una rivista alternativa con manga prettamente dai soggetti più disparati ma non commerciali e fondamentalmente irriverenti. Comunque il lavoro che ho fatto con Garo è diventato mio fondamento di essere mangaka, anche perché non so se avete visto quindi la storia che ho disegnato per questa rivista Palepolis, è una tecnica di puntini con pennino facendo puntini, quindi per disegnare una vignetta ci è voluto anche un giorno intero facendo. E quindi adesso penso che se io sono riuscito a fare questo posso fare tutto. E
lascio la domanda al pubblico. Volevo sapere come è nata la collaborazione con Scienzono per l'adattamento di Suicide Club. Lavorazione? Per l'adattamento del film Suicide Club. Come è nata la collaborazione con il regista? Con la collaborazione Scienzono. Con il regista del film. Vero? Regista di Suicide Club. Non lo so scrivere, pazienza. Come si scrive? Come si scrive, mi domandavano. ソン監督と協力はどうやって生まれました。自殺サークルの漫画の場所で作った機械は映画監督さんどうですか。佐野さんでしたっけ。映画監督さん、グラッツェのコラボというのはどのように生まれたんでしょうか。Quindi voi conoscete questo regista? Comunque questo regista adesso sta diventando fama internazionale. Ma epoca quando abbiamo fatto questa collaborazione lui era regista molto povero, quindi non aveva soldi né lavoro. Quindi comunque lui è amico, quindi quando non aveva, quell'epoca non aveva né soldi né lavoro, spessissimo veniva a casa mia senza fare niente. Quindi un giorno mi disse io ho appena fatto un film nuovo, perché non mi dai mano per promozionare? Però comunque io ho tempo di soltanto un mese. Normalmente direi di no, perché fare un manga in un mese è cioè un po' eccessivo. E però siccome è amico mio, quindi ho accettato. Così ho visto suo film, di cui devo fare manga, ma è una storia che proprio è impossibile fare in manga, interpretare in manga. そこでその3人、最初の女子高生が50人手をつないで電車に飛び降り自殺をするというそのシーンだけを使って、あとは全部作り変えていいかというふうに聞きました。Quindi così ho domandato. Allora, utilizzerò prima scena di questo film, sarebbe 50 scolastiche, mano per mano si lancia da piattaforma di treno, si suicidano. Allora utilizzo soltanto questa scena e dopodiché posso fare tutto come voglio? Così ho fatto una domanda. Quindi sono, ma fai tutto come, tipo, come vuoi. Ma sono quei, sono San mo, sendenhi ga nakatta, toji ga nakatta node, so yatte manga o tsukatte, senden o shitakatta da to omimasu. Quindi perché comunque, come ripeto, epoca sono regista, non aveva soldi, quindi non, diciamo che non c'era scelta. So yatte umarimashita. E così, collaborazione con lui è nato così. Ci sono altre domande? Allora, prima di porre la mia domanda vorrei rivolgermi al pubblico qui presente per esortarlo a leggere anche i volumi precedenti, le opere precedenti dell'autore, perché sono ugualmente meritevoli, purtroppo ancora inedite in Italia. Mi riferisco ai suoi primi, che sono Shortcuts, che è una serie di vignette irriverenti, umoristiche,
che vogliono, diciamo, lanciare un messaggio denunciatorio della situazione in Giappone, del sistema scolastico e anche delle regole molto rigide, però lo fanno appunto con malizia, facendo vedere queste studentesse un po' disinibite, e anche lì si va ad affrontare il tema della donna, la figura femminile che diventa un po' più spigliata in Giappone, e anche prendendo anche un po' in giro gli autori di manga erotici. E poi uno dei miei preferiti personalmente del sensei, che è Marino Kanadero Ongaku, che appunto sono ancora inediti in Italia e spero che si rimedierà molto presto, che è veramente pura poesia, è meraviglioso come titolo. Passiamo alla domanda, scusate la digressione. Allora, il sensei, io traducendo il suo Raichi Ikari Club, ho letto che lui appunto voleva diventare, da ragazzo avrebbe voluto entrare a far parte della compagnia teatrale di Ameya-san, che era il principale, cioè il creatore di questa compagnia teatrale, che è la Tokyo Grand Guignol. Però purtroppo quando lui fece la richiesta, non si poteva più entrare a far parte della compagnia perché era stata chiusa. E io vorrei chiedere al sensei se magari gli piacerebbe che in un futuro qualche sua opera venisse resa come un film, oppure come una rappresentazione teatrale. Sì. Iranno cosa sono tante. Senza la carriera in una cade. 役者さんになりたかったという話を聞いたんですけども、東京銀行ですか、その名前忘れましたけど、東京グランギョン、はい。それに入ろうと思ったら、その入団はもう募集してなかった、あるいは劇団が閉鎖してしまったということで、その夢は叶わなかったわけですけども、将来において、例えば映画であるとか、お芝居であるとか、そういう道をやってみたいというような気持ちはありますか？ はい、僕はライチ光クラブが行われていた東京グランギニョールという劇団に憧れていました。 comunque io ammiravo tanto questo teatro Tokyo Grand Guignol. ただその劇団の門を叩くことは勇気がなくできませんでした。 Comunque io non avevo coraggio di andare a chiedere di farmi parte loro. Perché io ero studente di scuola superiore. Quando ebbe coraggio, questo teatro non c'era più. Comunque dopo, quando frequentavo l'università, comunque anche l'università, cioè questo, tra virgolette, ci sono dei club come scuola superiore, quindi nell'università ho fatto teatro. Poi comunque mi piace quindi esprimere con il proprio corpo, quindi anche la danza. Quindi una volta mi ha raccontato comunque tuttora esiste un gruppo di danza contemporanea, Sankaijuku, si chiama Sankaijuku, e adora anche questo gruppo di danza contemporanea, e infatti il suo nome di arte, Usamaru, questa Maru viene da capo di questo gruppo di danza. そのような経験を通して、演劇は自分で通ってきて、で、
でも今はそれ、今はそれ以上の表現方法に出会えたので、漫画という表現に出会えたので、今のところそういう演劇であるとか映像であるとか、そういうものを、Quindi comunque, quindi mi piaceva comunque il modo di esprimere qualsiasi modo, ma in questo momento mi sono incontrata un modo di esprimere meglio di tutto, sarebbe manga, quindi non ho nessuna intenzione di andare a teatro o danza, queste cose qua. E quindi comunque per il momento abbastanza sono soddisfatto. Sì, chiudiamo qui perché c'è un evento successivo. Mi spiace se non, ci sono se non c'è stato tempo per altre domande. Ringraziamo il sensei Furuya. E lui si scusa perché non ha fatto in tempo a finire il disegno, ha detto. Allora, come non detto, perché mi ha detto che 5 minuti si trovano, perché è meglio se lo finisce. E quindi ci avete tempo per un'altra domanda. Ce la fai? Ma mancano 5 minuti, perché lui ha detto che può disegnare ancora 5 minuti. Chi ha il microfono? Ah, c'è qualcun altro per una domanda? No? Allora ammiriamo come disegna, come finire di disegnare. Allora, terminiamo che si termina.今これ全部あの筆ペンでしてらっしゃいますけども、本当の原稿の場合はこれはパソコンです。パソコンですね。はい。Ho domandato adesso, questo momento sta facendo con un fudepen tutto nero, e quello che consegna a redazione, di solito questo lavoro qua si fa con computer. このチョンっていうのはベタ塗っといてねっていうマークです。Questo ha mostrato questo un puntini, questo vuol dire che fa tutto nero, quindi di solito questo lui lascia puntini alcuni posti, quindi alcuni posti e lascia assistente capisce dove deve mettere tutto nero. Buonasera, volevo sapere se ci sono, se secondo il maestro ci sono aspetti negativi del suo lavoro che magari vorrebbe cambiare, ad esempio anche con gli editor, con le scadenze, in senso pratico proprio, diciamo. Grazie. Chiomi ですけども、今の漫画家、プロの漫画家さんとして生活をしていて、はい、ネガティブの面、改造したい面ってありますか？例えば、はい、編集者が嫌だとか、そういうことありますでしょうか？日々ありますよ。Quindi comunque sì, tutti i giorni mi vengono in mente da che vorrebbe cambiare。あ、でも今日来てる、一緒に来てる太田出版の編集さんは素晴らしい方Non so se è vero, comunque dice che lei qua davanti c'è una sua editor di Ota Schuppan, una casa editrice, che... ma lei è bravissima. Scusi, io volevo fare una domanda. Volevo chiedere, domanda banalissima, se era possibile avere un autografo del maestro. ちょっと変な質問なんですけど、はい、サインしていただけますでしょうかって。いいですよ。はい、OK。Grazie mille. わかった。訳す前にありがとう。本当、ベタなのは久しぶりです。Quindi, dopo tanto tempo che sto facendo tutto da solo。Visto che domandavi per gli autografi, mi raccomando di lasciare libero ora Furuya, che ha poi il suo stand, allo stand Goen, lo trovi poi negli orari stabiliti, come tutti voi.
次の方があのいらしてるそうなので、でよかったらあそこに机があるんでね、そこであのこのベタを終わらせていただけますでしょうか。どうもありがとうございます。Thank you. Quindi dobbiamo lasciare. Così lo finisce dopo.